Oggi vado a proseguire i miei esperimenti con i supercondensatori e voglio fare un esperimento con una carica più veloce rispetto a quelle che ho fatto negli scorsi esperimenti. In particolare, voglio far sì che questa coppia di supercondensatori, qui c'è, tagliamo via questi che mi danno fastidio. Così meglio. Questa coppia di supercondensatori che io adesso andrò a mettere in serie possano alimentare durante la scarica questo motore di un aspirapolvere a batteria. Questo è un motore che va a 6 volts. Ora, questi sono due condensatori da 700 farad in serie, diventeranno praticamente un unico condensatore da 350 farad perché i condensatori messi in serie vedono dimezzare la propria capacità. Ora, per caricare bene questa coppia di condensatori, supercondensatori, userò questo alimentatore da PC che ho opportunamente modificato. Doveva essere oggetto di un video, ma ce ne sono talmente tanti su YouTube che non c'è bisogno che io ne faccia un altro. L'unica cosa è che praticamente ho tagliato i connettori e ho raccolto tutti i cavi, nella fattispecie praticamente lasciando questi qui che sono tensioni minori, quelle importanti sono i 5 volts con un grande amperaggio qui, che è proprio quello che poi di fatto alimenta realmente il computer, 3,3 volts basso amperaggio, 12 volts. Per l'accensione si utilizza generalmente il filo verde del connettore e se andiamo a toccare la massa, io qui ci ho messo un interruttore, vedete che non so se si nota in alto a destra la ventola comincia a girare, quindi a questo punto eroga corrente. Adesso vi spengo un attimo perché l'amperaggio qui è abbastanza sostanzioso, quindi non vorrei fare scintillone. Bene, ora la cosa funzionerà così. Io adesso andrò a mettere il negativo dei 5 volts qui. Ne approfitto per utilizzarlo anche per attaccare il filo dell'interruttore. Questo di qua è meglio perché è meno grosso. Che poi ci vanno messe delle boccole, insomma, sto un progetto fermo da un po' di tempo che prima o poi dovrò finire. E le vado a mettere qui sul negativo. Attenzione a non invertire le tensioni di alimentazione dei condensatori perché esplodono, possono esplodere. Almeno c'è scritto così sopra. Vado a prendere qui i 5 volts. Durante la fase di carica iniziale, praticamente i condensatori si comporteranno proprio come un vero e proprio cortocircuito, quindi la corrente sarà molto elevata. Poi prendiamo un altro pezzettino, un altro cavetto e andiamo a completare la serie. E così stiamo a posto. Il tester l'ho attaccato, ci metto anche qui banana con coccodrillo, vado ad attaccarlo, metto di qua in maniera tale che non copro il visore del tester e vado a mettere di qua anche. Ecco qua, c'è una tensione residua di 1,28 volts.
lo appoggio qui, così potrete vedere praticamente il tempo di carica. Accendo l'interruttore e adesso vado ad alimentare con 5 volts i due condensatori. È andato in protezione, interessante. Provo adesso con una batteria da 4,5 volts, anche se poi sono in realtà scaricate queste. Qui c'è sempre in meno. Cerco di dare, vediamo un po'. Ecco qua, sta caricando leggermente. Gli do un po' di carica iniziale, perché così almeno proverò a non farla andare in protezione. Questi alimentatori sono buoni anche per questo, perché hanno le protezioni interne. Questi ci si fa un bel alimentatore da banco. Prima o poi lo farò. Vedete, sta caricando un po' lentamente. Ecco qua, ci sono riuscito. Ci sono riuscito utilizzando praticamente come supporter una pila da 4,5 volts, quella di prima, che sta qua. Ve la faccio vedere, eccola qui, che adesso andrò piano piano, provo, ecco qua, l'ho scollegata, ecco qua, scollegata, la mettiamo da parte, tolgo questi cavetti in più che sennò sono pericolosi. L'avevo scollegato, ricollego, ecco qua. Il processo di carica riprende. ...4,72, 75, bene, a questo punto possiamo spegnere l'alimentatore, scollegare l'alimentatore lo mettiamo anche da parte, lo scolleghiamo anche dalla rete, così ci abbiamo un po' di spazio libero. Prendiamo il motorino, lo mettiamo così perché qui c'è la ventola che deve girare. Il motorino funzionerà, ve ne accorgerete subito, perché fa rumore cuscinetto, quindi adesso vedremo quanto dura in scarica. Però la scarica la faremo con il video accelerato, e ci rimettiamo qui il, vediamo un po' come si vede bene, perché se no non si vede bene, ecco, così si vede un po' meglio, così. Insomma, c'è il riflesso. Ora andiamo ad attaccare l'alimentatore, il motore. Thank you.
Bene, siamo arrivati agli sgoccioli, chiudo perché ormai si è arrivati a un volt, insomma. Posso dire che l'esperimento è riuscito, quindi questi riusciranno ad alimentare un motore di un aspirapolvere. L'aspirapolvere di cui parlavo prima lo stesso, penso abbia lo stesso identico motore, perché anche questo viene da un Black & Decker, più sfortunato però. E quindi bene, possiamo dire che questo esperimento è riuscito. Andiamo alla prossima, dove andrò proprio a provare questo aspirapolvere. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video.